Ci siamo? Ci siamo, vai, ci siamo. Allora Nicolò, nonostante la sconfitta, la qualificazione comunque agli ottavi di finale, secondo tempo molto peggio del primo, le tue insomma sensazioni sulla partita? Sì, esatto, come hai detto te, il primo tempo abbiamo fatto un primo tempo perfetto, potevamo fare gol e portarla magari in vantaggio a fine primo tempo, invece l'abbiamo preso, sono stati più bravi di questo loro. Ora da domani bisogna lavorare in allenamento per migliorare sotto porta, perché alla fine serve di far gol. Com'è possibile che vi siete sciolti appena avete subito gol? Perché la partita fino a quel momento era nelle vostre mani. Non lo so com'è possibile, magari ci ha dato una bella mazzata quel gol lì, perché alla fine stavamo giocando bene, stavamo facendo una gran partita e abbiamo preso quel gol lì, ci ha dato una bella mazzata. È stato per me un problema mentale che per me non succederà più. Problema mentale? La squadra ha piena fiducia di Francesco nel suo lavoro. Certo, sì. Senti, mentalmente secondo te ha pesato un po' l'errore di Under al termine del primo tempo? No, ma nessuno c'ha una colpa, magari gli è capitata a lui, però magari potevamo parlare di un'altra partita se faceva gol, quindi non è colpa sua, non è colpa di nessuno, la squadra ha giocato e quindi le colpe le abbiamo tutta la squadra. E avete detto qualcosa negli spogliatoi? Sì, di stare tranquillo che alla fine l'occasione li ricapiterà, ne ha fatti tanti e magari li fa sbagliare uno o due. Adesso, che differenza hai dato rispetto alla tua partita d'andata? No, il Real Madrid è una grandissima squadra, noi non parlo di singoli, parlo più della partita in generale. Ho fatto una gran partita al primo tempo, come dicevo prima, poi ho preso quel gol lì. Adesso che reazione ti aspetti contro l'Inter? Partita fondamentale per la corsa al quarto posto. Certo, adesso c'è l'Inter, bisogna assolutamente vincere per uscire da questo periodo. Grazie.